Benissimo, dopo aver finalmente dopo aver approfondito il mio rapporto con la mia amata Kelda, preso dall'entusiasmo ho conquistato l'80% di luce perenne di Norburgo, oltre ad aver ucciso migliaia di quegli gnomi malefici. Adesso però devo andare a cercare i blu. Vorrei farla ripiena, gettarla nell'olio e vedere quel che succede. Ti ricordo che stai parlando di una mia signora, eh? Non mi fido degli imperiali, sono troppo luccicanti. La signora Gemma ha delle intriganti informazioni per te. Ah sì? Spara pure. Ho visto alcune di quelle tue mostruose creature. Erano di colore blu e le hanno portate all'arena. Potrebbero essere i blu. Suggerirei di lanciare una missione conoscitiva, Sire. Prendi i blu e scopri i segreti del nemico. Se hai una nave, posso indicarti le rotte marine. È il meno che possa fare, per ora. Grazie, Gemma. Sarebbe questo l'impero glorioso? Non mi sembra molto glorioso. Niente antri oscuri, nessuna fogna nauseabonda. Non sento urla disperate. Dilettanti. Abbiamo gusti diversi, lo sai. E gli imperiali, come si può evincere, hanno gusti terribili rispetto a noi. Ancora un paio. Facciamo ancora un paio male. E due o tre rossi, giusto per scaramanzia. Hai scelto tutti! Tutti! Saccheggiate pure! Bravi! Attenzione! Intrusi! Ma sono sbronzi sti qua! Attenzione! Intrusi! Non avrei mai pensato di vedere la mia patria così. Beh, ora posso fare da guida al mio nuovo maschio. Trasgressiva. Questo porto è il centro del commercio cittadino. Oh, quanti oggetti da comprare! Oppure da rubare, che è anche meglio. Depreda come credi, Sire, ma attento alle guardie! Non saranno un problema. Come al solito. Oh, grosse truppe in arrivo. Se mi seguono potrai fare... Oh! No, niente trappole, come non detto, ci sono gli arcieri. E non posso farli salire qua. È tutto un assalto diretto, allora. Bene, mi piacciono le sfide. Tutti! Carica! Marrò! Anche voi all'attacco! Non scordatevi degli arcieri, eh! Fatto benissimo a potenziare l'aura. Prima di proseguire diamo un'occhiata ai moli. Potrebbero esserci altri tesori. Come questo. Ah, distruggete anche le colonne, eh. Sono di pessimo gusto, tanto. Ah sì, è vero, prima ho anche riscosso qualche tributo e esplorato altri luoghi. Altri luoghi, poi sono gli stessi luoghi che ho esplorato in passato, soltanto che qualcuno per qualche oscuro motivo si ostina a riempire nuovamente i forzieri. Non capisco che mente baccata ci vuole per fare una cosa simile. Tanto di cappello comunque, più soldi per me. Fragiline. È vostro, è mio vorrete dire, è tutto dell'Overlord. Oh, mi piacerebbe essere tua schiava. Ti accontento subito.
Adesso però spero che questa grassona non mi segua dovunque. Tendono a fare così quelli che schiavizzo, chissà per quale motivo. Questi qua invece non sembrano temermi. Perché non avete paura di me? Forse devo farvi un pochino svegliare? Tutti! Oh, bene, scappate, è così chiuso, che vi voglio. Signore, entra con la forza o con l'astuzia, o meglio ancora, distruggilo con la catapulta nemica. Mi stanno sparando delle frecce. Si trova oltre il forte. Staranno tutti parlando di me. Dunque, catapulta, ah, eccolo là. Ehi, è il gruppo che dà il cambio alla catapulta? Era ora. Non sembrano per niente legionari. Potrebbero essere gli schiavi fuggiti dal porto. Forza! Fuoco! Oh cazzo, questi sparano! Kaimasi! Avreste voluto avere una catapulta, schiavi? Ma niente da fare! Tornate dai vostri padroni! Sto aspettando il cambio alla catapulta! Sono magari in ritardo sono di così ore. Stupidi da liberarmi il passaggio? Con la catapulta ti ridurremo in poltiglia! Insomma, quando arriva il cambio? Ho dei bisogni da fare. Forse puoi sfruttare i massi per frantumare la barriera, Sire. C'ero arrivato da solo. Oh cazzo! Dannazione! Le mie truppe sono al limite. Se riuscissi a... Aspetta... un attimo... Perché sei rimasto indietro tu? Devi starmi attaccato come una zecca! Potrei sfruttare la catapulta per far fuori queste truppe. Dove andate? Non vi ho detto di andare di là! Venite qua, brutti idioti! Oh mio Dio! Stupidi imbecilli! Uccidetelo! Sono di umore pessimo, grazie per avermi rovinato la giornata! Ah, e per giunta... Che due testicoli! Mi tocca tornare indietro per giunta. Oh mio Dio. Nessuna strada alternativa, nessuna tana di serventi, che bello! Qua su invece cosa abbiamo? Pecore. Per qualche motivo sono spinto da una voglia irrefrenabile di ucciderle. Non vi ho detto di attaccarle, tocca a me farlo. Ops. L'onda d'urto ha colpito. Fate in fretta, ragazzi. Oh mio Dio! Levatevi di mezzo! Ecco, c'è un'altra schiava! Benvenuto, fratello! Pensano che tu sia uno schiavo? Ah, che disgusto! Ti insegnerò io a vestirti come si deve. Che cos'ha il mio vestiario che non va? Finché la catapulta rimane qui, non riusciremo a prendere il porto. Non importa! Ora siamo liberi! Non ti basta? Mai contento questo schiavo. La libertà è sopravvalutata, credetemi. Uniamo le forze e
prendiamo il papà. Rossi! Potrei vestire i miei serventi da soldati, forse, ma perché no? Tutti! Non voglio vivere nelle catapecchie. Bene, solo fanteria. Perlomeno mi davano da mangiare quando ero schiavo. Ma state zitti! Ho fame! Ho fame, ho sete, ho sonno! Tranquilli, tra poco finirà questa magra, diciamo. Qui niente. Qui neppure. Oh, un potenziamento, questo mi aggrada. Con questo dovrei poter controllare più serventi, se non sbaglio, no? Molto oro, ottimo. Vuoi comandare più serventi? Mi raccomando, usali per fini malvagi. Per quale altro motivo avrei dovuto usarli? Vabbè, al di fuori della pulizia degli inferi e usarli come cavie. Vino! Non mi piace il vino, preferisco la birra. Ah, soldati, che noiosi. Perlomeno si stanno lavando, però. Ah, sono soldati questi? Hanno lasciato qui i vestiti. Forse potremmo farli indossare alle tue bestiacce. L'idea mi piace. Eccoli tutti! Ad Angherio è caduto il sapone! Angherio? Che cavolo di nome è Angherio? Quindi dovrei travestirmi anch'io? Beh, l'idea... Purtroppo l'idea di tornare nel corpo di un servente non mi piace, ma non ho scelta! Tutti quanti, avanti! Assumo il controllo diretto! Ragazzi, ci dobbiamo travestire! Non se ne accorgeranno mai! Sembra fredda! È fredda? Dai, sono allergico! Allergico all'acqua fredda! Siamo belli! Signore, se riesci a trovare il portale possessione, potrai guidarli fino alla catapulta! Ma l'ho già fatto, eh! Voglio lavarmi! I soldati veri devono puzzare! Sì, l'afrore maschio non è male, in fin dei conti! Alle femmine piace. Compagnia musica! Molto bene, ma possiamo migliorare. No, di qua non si passa. È curioso che non ci distinguano dagli altri soldati, comunque. Ehi, fateci entrare! Sono arrivate le guardie imperiali. Non sono molto imperiose, però. Non saranno gnomi? No, no, non siamo gnomi! Assolutamente no! Non sopporto gli gnomi. No! Questi sono soldati veri e sinceri, si vede subito. Contenti? Sfortunatamente io li conosco di persona, questi soldati veri e sinceri. E purtroppo non sono così in gamba come sembra. Cosa abbiamo qua? Fatevi un cicchetto. Così tanto per... Io purtroppo non posso bere mentre sono in servizio.
Non si lamentano se rompiamo qualcosa, eh? Immagino di no. Ok, non pisciate qui però, eh? Ho detto non pisciate! Non ancora, almeno. Tutto pronto per il fuoco. Tratta bene la catapulta, farà una carneficina. Finalmente mi potrà riposare. Ci sono una tazza di brodaglia e un materasso puzzolente ad aspettarmi. L'ultimo contenti che loro? Alla taverna è un ognomo! L'ultimo è un ognorri, direi. Fammi vedere. Ah sì, è da un po' che non uso catapulte. Ora la catapulta è sotto il tuo controllo, sire. Credo che i legionari si meritino una pioggia di missili. Mi trovi perfettamente d'accordo. Fuoco! Accidenti, troppo vicino. Devo caricare di più. Destra! Destra? Troppo caricato. Sinistra, su! Ma perché? Perché a sinistra? A sinistra che altro c'è? Sinistra! Sinistra! Troppo poco! Maledizione! Sinistra! Ora dovrebbe andare! Centro! Veloce! Colpiscili di nuovo! Prima che ti raggiungano! Adesso! Destra! Yes! Gli altri sono troppo terrorizzati! Apriamo la porta! Destra! Fuoco! Troppo vicino! Carichiamola al massimo allora, non voglio più correre rischi! Fuoco! Destra! Oh? Che diavolo? Un pochino più a sinistra, magari? Destra! Destra! Ma che cavolo dici? Più a destra di così non c'è niente... Oh? Sta arrivando una legione. Sinistra! Su! Ma com'è possibile? Beh, almeno ho colpito quelli sopra. Sinistra! Un po' meno! Troppo poco caricato, uffa! Sinistra, su! Che cavolo dici? Che cosa stai dicendo? Sinistra, su! Fuoco! Tanto ho visto i risultati. Non va proprio. Sinistra! Vediamo se riusciamo a beccare questi intanto. Sì! Centro perfetto, direi! Colpire! Sì! Un po' più a sinistra. Che mi ricordo i miei passatempi, quando ero bambino. Ora puoi abbattere il cancello. Oh, finalmente! Adesso posso abbattere il cancello. Sinistra! Su! Che cozza dici? Centro perfetto, di nuovo. Sinistra, sinistra. Se riesco a beccarli anche da qua. Becchiamo un pochino di più, forse è meglio. Destra, destra. Oh, al diavolo. Su, destra. Ma che destra? Cosa state dicendo? Che i serventi hanno bisogno di un overlord. Riportali nella catapulta e distruggi la barriera. Ma l'ho distrutta. Ah no, è vero, dall'altra parte, che stupido. Sinistra. Eccola, ah no, aspetta, è questa? Sì, sì, deve essere questa. No, troppo poco. Perché avete mollato, idioti?
Dovrete caricare di più se mi volete accontentare. Caricate di più! E adesso un po' di meno. Oh, detesto la catapulta! La palestra gigante era meglio. Vediamo se funziona. Va alla catapulta e chiama raccolta i serventi. Sono già alla catapulta. Un paio di voi dovranno prendere questo intanto. Un altro potenziamento per la forgia, bene. Questi vigliacchi li sistemiamo intanto. Oh, altre truppe, non le avevo viste. Ferma tutto, torniamo alla catapulta. Che due scatole. Odio dover dipendere da un oggetto così impreciso. Dove stanno questi soldatini? Sinistra! Qua, no? No, è troppo potente anche per loro. Come posso fare? Non posso mandarli all'attacco, sono un po' troppi per i miei gusti. Ma mi hanno riconosciuto alla fine? Sì, parrebbe di sì, tornate qua, idioti! Ah, al diavolo, all'attacco, tanto ho perso già abbastanza uomini, tra virgolette. Io me ne starò qua in disparte, tanto. No, aspetta, sono scintille quelle. Scintille verdi? Ma non ha senso. Sì, sì, sì! Stanno scappando, i codardi. Guarda come scappano questi vigliacchi. E questi decurioni invece? Ecco, prima perdita di oggi. Anzi, degli ultimi due minuti. Non attaccate quello lassù, idioti! Prendete questo piuttosto. Dietro cosa abbiamo invece? Cristallo scuro. Fermati, vigliacco! Ah, però sono forte anch'io in questa forma. Attaccatelo! Distruggete questi pavoni! Dovremmo esserci ormai, no? Il mio corpo è qua e io ci ritornerò adesso. Chissà se quelli hanno portato il potenziamento per la fucina, però. Fermi tutti! Ad Angerio è caduto il sapone! Di nuovo? Sembra fredda! È fredda? Dai, sarò allergico! Sono discorsi che hanno già fatto prima! Lo volete portare o no, allora? Sapevo che non dovevo fidarmi. Se non li tengo d'occhio io... Non sappia cosa ho fatto per tornare libera. Sì, forse un'altra pietra fucina! I serventi faranno la fila per essere sacrificati nella grande fucina dell'Overlord. Ci torno subito e mi faccio forgiare un'armatura cazzutissima. Benissimo, vediamo che cosa ha in serbo Germox per me. Alla fucina, presto! Fammi vedere. Ah!
attimo dunque. Si fa tutto per l'Overlord. Sì, sì! Questo già mi piace. Anche l'apocalittica mi stuzzica, eh? Scusami. Mantieni armeria. Ma anche la tappiera non è si sa mai quel che ti potrà servire. Intanto faccio l'armatura infernale. Pronta e bollente, sire. Me lo posso permettere grazie a tutti quei cristalli fatati o come cavolo si chiamano che ho preso. Sì. Voglio questo. Niente male. Oscura, proprio come si addice a un vero Overlord. Posso permettermi anche un'arma per caso? Aspetti, mi sono rimasti. La forza vitale blu l'ho esaurita, purtroppo, per la vampira. L'apocalittica però non mi dispiacerebbe. Sì, e Gelmox forgerà, signore. Scateniamo l'inferno, dai. La prossima volta, invece, comandante infernale. È molto pesante. Però cavolo, se è tosta. Tostissima. Distruzione al massimo.